15:32 su Radio Z in questo venerdì 4 di ottobre, Himalaya Cocktail Joe Evan, ma guardate che è arrivato in mezzo a noi. Levante! Ben arrivata. Ciao, ragazzi. Buon pomeriggio. Grazie, buon pomeriggio, ben trovata. Come stai? Molto bene, molto contenta perché questa notte a mezzanotte è uscito Magma Memoria finalmente. Facciamolo vedere per gli amici della radiovisione di Radio Z, 266 del digitale terrestre o 766 di Sky. E tra l'altro rosso fuoco. Rosso fuoco perché io ho dentro, cioè, il mio concetto di memoria è rosso. Io vedo la memoria rossa, i ricordi rossi. Dunque questo disco sapevo che sarebbe stato rosso e così è stato. Con i capelli lunghi neri. Con i capelli lunghissimi, perché sì, è un elemento. Io studio sempre le copertine. Ok. E prima di scattare ho detto ci saranno tre elementi sicuri di questa copertina. Allora, sarò seduta, di certo. Sì, e sei seduta. E sono seduta, infatti. Il colore sarà rosso. E c'è. E poi i capelli saranno lunghissimi e chilometrici. Sembrano fatti graficamente. In realtà sono delle extension pesantissime. Ah, proprio vere, vere, vere. Sì, sì, che sono state messe. In realtà l'elemento del capello lungo simboleggia il tempo che passa. Certo. E quindi anche i ricordi. E dunque sembrava tutto perfetto. Ma ho una curiosità, sembra quasi una posizione yoga. È vero che sembra. Sì, sì, devo dire che molti mi hanno scontornata, mi hanno messa vicino a Osho, vicino. È molto divertente. Senti, sì. Levante, allora, Magma Memoria. Noi lo aspettavamo da tempo. Tutti questi ricordi che poi servono a un artista, no? Per realizzare delle canzoni piene d'amore e anche un po' di malinconia, proprio quello che tu dici, no? Io ho messo la mia malinconia in questo mio lavoro. Sì, però sì, è una sorta di nostalgia molto positiva, perché io penso che non possa esistere futuro senza passato. Quindi un uomo cos'è senza i propri ricordi? Certo. Un foglio bianco. Dunque è dal passato che ricaviamo e riceviamo l'esperienza, certo, no? Certo. E anche il fatto di non ripetersi negli errori ce lo suggerisce quello il passato. Se abbiamo la lucidità e l'intelligenza di capire che certe cose non vanno ripetute. Guarda cosa arriva subito. Bravi tutti voi, l'ascoltiamo. Yes. Bravi tutti voi, l'ultimo lavoro di Levante che esce da Magma Memoria, che è questo album che esce proprio oggi, venerdì 4 di ottobre. Levante qua con noi. Senti, questi bravi tutti voi. Ma sei molto arrabbiato. Questi guru, questi miti, questi paladini che poi nella vita vera ci danno un fastidio, che vogliono sapere tutto e mettere le mani nella nostra vita. Ma più che altro, sai, se tutti i giorni inciampassimo in maestri di vita, sarebbe preziosissimo. Certo. È una grande ricchezza per tutti noi. La verità è che spesso inciampiamo in dei presuntuosi che credono di poterci insegnare delle cose. E dunque ho detto, sai che c'è? Con questa canzone mi tolgo un paio di sassolini. Ci sono due o tre destinatari, però qualcuno ha parlato di critica sociale. Non è assolutamente così. Io ho proprio due o tre persone con nome e cognome. Ecco, ma certo. Questo discorso e questo concetto è riferito per quanto riguarda il tuo lavoro, quindi la musica, oppure anche in senso generico? No, è generico, perché anche tu potresti raccontarmi di qualche presuntuoso che ha cercato di insegnarti con prepotenza qualcosa e magari invece non era neanche in grado di farlo, no? In ogni ambito a volte succede di incontrare persone poco piacevoli. No, ecco, questa cosa ti ha portato a scrivere questa canzone, ma come dire, nella vita vera, no? Avendo scritto proprio questo brano, ti dà fastidio, ti condiziona magari nel lavoro, nelle tue scelte, avere una persona così? Sì, diciamo che poi dipende dalla personalità, però io per esempio faccio un po' fatica a farmi scivolare certe pesantezze a volte, quindi vado a letto pensando, questo come si è permesso di essere così sgarbato con me? E quindi ci abbiamo scritto una canzone. Ma la dovrò prendere mai l'ispirazione anche da queste cose. Senti Levante, nell'album c'è anche un lavoro meraviglioso che ci ha fatto tanto sognare quest'estate con Carmen Consoli. Veramente un sogno che si realizza, quello di cantare insieme alla cantantessa Carmen Consoli. Veramente un grande sogno. Allora, questa canzone è stata scritta a sei mani. Sì. Con la Pesce di Martino e Levante, che sono io, e la voce magica di Carmen Consoli. 335 30 10 25 per i vostri messaggi, a questo punto anche per le vostre domande a Levante. Eccola qui con Carmen Consoli, lo stretto necessario. Abbiamo sentito fino a qui il profumo di Sicilia, la Sicilia bella, quella di Levante insieme a Carmen Consoli, lo stretto necessario su Radio Z. Levante qua con noi. Eccoci. Allora è il momento di scioglierci un po'. Levante, fai la faccia alla voce da sciolta. Scioltissima.
Allora, se ci seguite in radiovisione, abbiamo tre mestoli, perché prego Simone, spieghi. Abbiamo un game. Allora, tu sai benissimo cosa sono i casting, visto che hai fatto X Factor qualche anno fa. E noi abbiamo il Levasting, Claudia ai fornelli, per capire quanto sei preparata in cucina e non solo. Partiamo con la prima domanda. Devo avere paura. Molta paura, okay. E soprattutto perché sono domande molto complicate. Attenzione Levante, partiamo con la prima. Quanto tempo ci vuole per far diventare un nuovo sodo? 10 minuti. Attenzione. Pazza, che brava. Beh, certo. Quanto tempo impiega la banana a diventare nera? 3 giorni. 4-5. No! C'eri lì. 4-5. Quasi. Un santone. Quasi. Attenzione. Arancino o arancina? Quale dei due si trova anche a punta? Arancina. No! No! L'arancino. Sei sicura che arrivi da casa? No, perché vi dico questa cosa. In realtà c'è una diatriba tra Catania e Palermo, per cui a Palermo si dice arancina, a Catania si dice arancino. Però la verità è che i palermitani hanno ragione, perché gli arabi, quando arrivarono a Palermo, insomma, prendevano il riso con le mani, facevano queste palline, e così che nacque l'arancina. Simone, dai una mestolata. Però era una piccola arancia e dunque arancina. Noi la traduciamo dal nostro dialetto, diventa arancino, arancino. E dunque ognuno ha i suoi modi. È per quello che ho risposto così. Scusate. No, ma figurati, andiamo sul classico. L'ingrediente principale della pasta alla norma. La melanzana. Bene. Brava. Poi, a Natale per te, panettone o cassata? Panettone. Pensavamo cassata. Cosa sono i pizzoccheri? È una pasta. Sì. Di grano. Di grano saraceno. Bene, mai mangiato. Mai. È un piatto valtellinese. Un piatto tipico siciliano, no, valtellinese. Attenzione, per conquistare un uomo, che cena prepari, Levante? Ah, che bello. Allora, io sono fortissima con le mezze maniche, gamberi e calamari. Buone. Super. Un'ultima domanda. Tutto il giorno in ufficio, a pranzo un panino al volo e adesso non ci vedo più dalla fame. In quei momenti che cosa mangi? Frutta secca. Frutta, molto grande, bene. Grande Levante. Mestolate. Allora, noi ci fermiamo, facciamo una piccola pausa. Levante, torniamo tra poco, ascolteremo anche altre due canzoni, parleremo poi anche di cose serie, no? Ok. Ok, allora 335 30 10 25 266 del Digitale Terrestre, 766. State qui con noi sulla Discord. Sei un pezzo di me. Ma Simone, te la dedico, veramente. Grazie. Allora c'è Levante qui con noi su Zeta 15:50. Levante a Zeta si gioca per farti tornare ancora una volta felice. Perché è arrivato il momento di un game che si chiama Levante al volante, pericolo costante. Siete tremendi. A parte, volevo dire questa cosa, sfattiamo subito questa frase. Certo. Non è assolutamente vero, sono molto molto brava al volante. Mi piace guidare. No, perché noi, ti spiego questo game, no? Oggi è uscito Magma Memoria, quindi noi dobbiamo simulare un viaggio virtuale che faremo in un'automobile. Tu sei alla guida, Okay. Siamo io, Simone, e ci sono anche due tuoi fan. Noi ti faremo delle domande, tu darai delle risposte, ogni risposta ha un punteggio. Ok. Se vinci, se fai un bel punteggio, ti porti a casa il porta CD di Magma Memoria. Niente, che questo, vedete, qua mettete dei documenti del medico. Cosa vuol dire? Abbiamo trovato questo. Questo insomma. CD, ci sta. Prego Simone. Partiamo, ci mettiamo in macchina, sistemiamo gli specchietti e poi cosa facciamo? Ci mettiamo la cintura di sicurezza. No, accendiamo una sigaretta. Apriamo una lattina di birra per ubriacarci o ci mettiamo la cintura? Ci mettiamo la cintura. Oh, beh, 10 punti. Come fa il rumore della tua macchina la cintura? Come metti? Bello, ok. Poi attenzione, bisogna scegliere una playlist, visto che Magma Memoria non ce l'abbiamo ancora. Cosa scegli? Felicità di Albano Romina. Bello. Finché la barca va di Orietta Berti o il Pulcino Pio? Felicità tutta la vita. Che fa? Felicità. E un bicchiere di vino con un panino, la felicità. Bellissimo. Bene. E basta. Stiamo andando dritti. Ad un certo punto chiama il tuo migliore amico e ti chiede se puoi passare a prenderlo, ma siamo già in 5, quindi non si può fare. Lui, da stizzito, così a caso ti fa un indovinello. Se Gianni ha 4 figlie e ogni figlia ha un fratello, quanti Gianni, quanti figli ha in totale? 2 e mezzo, 5 e 8.
Ogni figlio, fate 8. No, 5. No, Levante, su questa di ogni, allora, ogni figlia ha un fratello. Però il fratello rimane sempre lo stesso. Hai vinto due punti, quindi non so se questo poi te lo no, attenzione. Io matematica faccio schifo, lo dico anche con la matematica ho un rapporto complesso, lo dico in Regno Animale di Magma Memoria. Arriva un momento delicato perché nel viaggio, superata questa difficoltà, c'è un piccione che ti fa i bisogni sul vetro. Tu ti arrabbi e pronunci una di queste frasi in dialetto siculo. Vai. Vabbè, tutti i mali non vengono per nuocere. Ho preso due piccioni con una fava. Ho 44 piccioni in fila per 6 con il resto di due. Ma lo devo dire in dialetto, esatto. Siculo, sì, sarebbe bello. Scegli. Vabbè, tutti i mali non vengono per nuocere. Potrebbe essere proviamo. Como vena vena. Ah, como vena vena. Oppure c'è anche ho preso due piccioni con una fava. Non mi ricordo fa pigliai da cedde, due cedde e una fava. Bello, Simone. Però c'era anche quell'altra che era 44 piccioni in fila per 6 con il resto di due. 44 a cedde in fila per 6 con il resto di due. Scusa, ma piccioni a cedde. Ma no, ma sto inventando delle cose. Ma a cedde piccioni. A ceddo, l'uccello. Beh, noi non abbiamo il piccione. È un noleogismo. Siamo un po' approssimativi. C'è Levante con Andrà tutto bene su Radio Z. Certo che andrà tutto bene con Levante, sempre, dai. Carini. E mettiamo da parte il momento game e ritorniamo seri, possiamo comunque regalartelo questo, il portacili. Siete tremendi. Allora Levante, torniamo seri, dunque una data molto importante per te, la tua prima volta al Forum di Assago di Milano il 23 di novembre, come stai? Guarda, e tutti i giorni mi sveglio con un briciolo d'ansia in più. E sono molto contenta di questo obiettivo per il 23 novembre, devo dire, stiamo già preparando tutta una serie di cose tecniche, la scenografia, stiamo lavorando un bel po' e devo dire che è tutto molto entusiasmante, perché effettivamente è un palco molto grande, ci certo. saranno degli ospiti, stiamo studiando un po' la scaletta. Ma per il Forum come ci si prepara, nel senso che si fa dieta, si fa palestra, ci si allena? Allora, ti dico che l'ultima volta che sono tornata a Milano, qualche giorno fa, facendo la valigia e tutto, ho messo dentro scarpe da ginnastica, fuso, robe per... Ho detto, effettivamente dovrei iniziare a correre, per esempio, devo ritornare ad allenarmi. Sono abbastanza fortunata perché sono abbastanza sportiva, però finora ho campato di rendita, adesso devo darmi una mossa. Vero, senti, Levante, visto che quest'oggi sarai alla Mondadori in Duomo a Milano, incontrerai i tuoi fan dalle 18, c'è una modalità diversa che hai scelto te per si può raccontare? Certo. Sì, per farti le domande. Sì, ho deciso che questi saranno degli incontri, per cui al di là delle foto, delle firme ai CD, ho deciso di far scrivere ai fan una domanda che verrà poi sorteggiata, una o due domande che verranno sorteggiate e io risponderò lì dal vivo, ovviamente, così da non avere un intermediario. Ho voglia di far parlare la gente e di rispondere alle domande e ai quesiti ai fan. Allora, ricordiamo un po', oggi Mondadori di Milano, poi domani a Varese, poi Torino, Stezzano, poi... e si chiude il 19 di ottobre a Genova, la Feltrinelli. Sì, sarò veramente in tour tutti i giorni fino al 19 di ottobre. Poi dopo il 23 novembre che cosa succederà, se c'è già in programma qualcosa? Beh, stiamo riflettendo anche sul post grande evento al Forum di Assago. Credo riprenderò a fare un tour, però diciamo che siamo molto concentrati adesso su questo sabato 23 novembre ci sta riempiendo la vita, effettivamente. Dai, comunque... ma un piccolo spoiler sugli ospiti del Forum. Ma secondo me non vi posso dire niente. A noi due ci vuoi, magari con qualche mestolo. Magari sì, magari a presentare. Oh, bene, perfetto. Va bene, Levante. Allora, grazie mille per essere stata qui a Radio Z. In bocca al lupo per tutto. Carini. Il tuo Magma Memoria è qua, mi raccomando, da quest'oggi acquistatelo. Tra l'altro è molto bello anche il concept, è bellissimo. Grazie, cioè, anche, di cuore. È come un libro. Sì, io li studio così. Grazie, Levante, per essere stata Radio Z. Grazie mille. Ciao.